Salve a tutti, sono Drone Gamer e bentornati su Pray for the Gods. Allora, nello scorso episodio la signorina Skatarru è riuscita a affrontare e sconfiggere il secondo dei 5 boss che sono al momento presenti all'interno del gioco. Abbiamo incontrato un vermone orribile che ci è uscito improvvisamente dall'acqua di un lago e ci ha attaccato senza un minimo di rispetto lanciando onde energetiche neanche fossimo su Dragon Ball. Alla fine siamo ritornati ancora una volta a questo tempio, la sua immagine è sparita direttamente dalle pareti e si è accesa invece quella del terzo boss che andremo ad affrontare oggi. La luce nel cielo peraltro si è accesa in questa direzione, il che vuol dire che il boss si dovrebbe trovare in questa zona. Pertanto dovremmo esplorare più a fondo la parte sud della mappa. Allora, diamoci subito da fare. Aspettate un attimo che in fase di montaggio mi sono accorto di aver sentito il rumore di una delle statuine provenire da questa parte. Non vorrei aver detto una boiata, diamo magari un'occhiata, perché in sti cavolo di giochi ti nascondono i collezionabili letteralmente, guarda, neanche detto, in Culolandia. Perfetto, se ne troviamo altri due riusciremo ancora a potenziare di un pochettino la barretta della stamina della signorina Skatarru. Come torniamo su? Mi sa che dovremmo utilizzare il rampino. Perfetto. Anzi, se oggi troviamo un pochettino di oggetti, vorrei anche vedere di migliorare l'equipaggiamento della signorina. Vediamo un po' se possiamo già farlo. In effetti sì, possiamo migliorare i guantini utilizzando 2 unità di tessuto e 2 di corda. Le corde sono difficilissime da trovare. E così facendo possiamo migliorare la resistenza ai danni e la resistenza al freddo. Allora, volevo anche verificare una teoria. Dato che questa cittadella si trova così in cima, forse possiamo risparmiarci una parte del viaggio. Mi spiego meglio, dato che dobbiamo andare in quella direzione, è inutile che io mi faccia interamente il giro attorno alle montagne. Quindi probabilmente sto per fare una boiata delle mie, ma ci provo comunque, vada signorina Skatarru. Ok, vediamo un po'. Vedo delle mura, quindi in quella direzione ci possiamo andare. Devo stare attento perché mano a mano che usiamo effettivamente la vela, la signorina Skatarru si stanca. Quindi dopo un po' rischiamo che perda la presa. Oh, devo arrivare al sentiero molto velocemente. Aspetta che c'è qualcosa laggiù, ho visto un luccichio per un secondo. Sì, c'è qualcosa là a terra. Ah, signorina Skatarru, mi sta per perdere la presa. Ok, ok, giusto, giusto. Porco cane, peraltro più la signorina Skatarru si stanca e più la barra della fame va giù. Quindi dobbiamo stare veramente molto attenti. E qua dietro abbiamo, e vabbè, una mega bistecca gigantesca. È la bistecca più grande che io abbia mai visto. Riempie tantissimo la barra della fame e anche la nostra vita. Perfetto, abbiamo un sacco a pelo. Ok, ma bando alle ciance e vediamo di scalare la montagna. Dovremmo arrivare, penso, in men che non si dica. Come potete vedere, il simbolo non è poi così distante. Non è poi così distante. Speriamo di trovare magari un piccolo riparo in cui poterci effettivamente riscaldare. Oh, a giudicare dalle vocine che sento nella mia testa, da queste parti ci sono quei fantasmi che abbiamo incontrato lo scorso episodio. Allora, vediamo magari di passare da questa parte, che se magari troviamo qualche struttura umana, magari possiamo vedere di depredarla. Cioè, abbiamo anche trovato una spada lo scorso episodio, che deve essere un'arma veramente potente. E oh, abbiamo il Bambi! Aspetta, aspetta, aspetta. Il Bambi lo vorrei tantissimo. Ciao piccolo Bambi, vieni a giocare con me. Se riusciamo a prenderlo in testa, vediamo un po'. Il gran bel tiro del Delon Gamer. Ed è il Bambi che ci dà le big bistecozze. Perfetto, dobbiamo trucidare un pochettino di Bambi. Perfetto, ci dà della pelliccia, ci dà anche le corna. Bellissimo, fantastico. Il problema è che ce n'era solo uno. Ma no, ma povero Bambi, era rimasto solo soletto. E vabbè, poco male. Il problema è che si sta alzando una brutta tormenta di neve. Quindi vediamo se riusciamo a trovare un piccolo riparo all'interno di queste mura. Probabilmente credo sia una città degli umani. Che cos'è quello? Che cos'è quello? Oh, porca di quella porca. Mi sa che abbiamo trovato uno dei mini boss. Perché oltre ai 5 boss standard. Oh 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 oh. Porca di quelli per porca. Da quello che ho capito c'era anche un mini boss. Che è opzionale, quindi non siamo obbligati ad affrontarlo. Però è cazzereccio. Allora, facciamo una cosa tattica. Proviamo magari a girargli attorno. Ok, mi ha visto comunque. Vabbè. Aspetta, 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 che c'è una roccia. Possiamo ripararci qua dietro. Porco cane, attacca da una distanza veramente incredibile. Perfetto, almeno lui non riesce a distruggere le mura. Oh, buongiorno. Neanche a farla apposta ho trovato intanto un'altra statuina. E siamo a 2 su 3. Allora, recuperiamo un po' di baccucce qui. Perfetto, dobbiamo assicurarci che la nostra barra del cibo sia il più alta possibile. Vediamo di massimizzarla mangiando una bella bisteccozza. Ottimo, così la rigenerazione della stamina sarà bella veloce. Allora, vediamo di utilizzare anche la nuova spada che abbiamo trovato lo scorso episodio. Così dovremmo riuscire a fargli un bel po' di danni. Salve signore, come va? Tutto bene? Porco cane. Allora, lui lancia 2 sfere in rapida successione. Vediamo, dobbiamo capire effettivamente come affrontarlo. Peraltro, rispetto agli altri boss, lui non ha un filmato. Vediamo un po'. Allora, ha il sigillo, mi pare di averlo visto dietro sulla schiena. Sì, eccolo lassù. E ha anche la pelliccia, il che vuol dire che se riusciamo a buttarlo a terra, forse gli saliamo dietro. Allora, attacchiamolo magari ai piedi. Porco cane, quanto è grosso, spero che non mi possa calpestare. Continuiamo ad attaccargli le caviglie, prima o poi dovrebbe cadere, vai. Oh, sta caricando un attacco, aspetta un secondo. Allontanati, si sa mai.
Guarda, neanche detto, sapevo io che era un attacco d'area. Continua a colpirlo, continua a colpirlo, vai. Oh, porco cane, non davanti a lui, non davanti a lui. Perfetto, per fortuna che è grosso e lento, quindi è un bel vantaggio per noi. Ok, ok, che sta facendo? Cade? Sì, ok, è caduto, Scatarru, aggrappati, piano. Ok, no, 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 signore, va tutto bene, le gratto io quella alla schiena, c'è un brutto prurito. Vai, Scatarru, sta caricando l'attacco. Ok, vai, perfetto, scendi, scendi rapida, schiva, scendi rapida, schiva. Ok, il primo colpo gliel'abbiamo dato, però mi sembra un attimino, aia, molto più aggressivo, come potete vedere. Adesso ha cambiato effettivamente il modo di attaccarci. Dannazione, attaccalo veloce, attaccalo veloce, ci ha già tolto parecchia vita. Ok, perfetto, perfetto, attacco in continuazione, Scatarru, non davanti alle sue gambine. Non davanti alle sue gambine, schiva, 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 ok, 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 signore, mi sviene a terra un attimino. Oh, mi si è rotta la spada. Porca di quelli per porca, mi si è rotta la spada. Oh, questa è una cosa molto brutta. Tanto, tanto brutta. Aspetta che sta caricando l'attacco, sta caricando l'attacco. Scatarru schiva, Scatarru schiva. E via di lì. Perfetto, sta cadendo di nuovo. Ottimo, Scatarru riaggrappati. Scatarru riaggrappati, brava ragazza mia. Perfetto, no, 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 va tutto bene. Ok, terza volta che si scassa. Perfetto, il che vuol dire che adesso dovremmo poterlo attaccare. Scatarru, mi devi andare un po' più in alto. Vai Scatarru, perfetto. E babumete. Ok, vai indietro ragazza mia, corri, 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 perfetto. Allora, vediamo di mangiare qualcosina che recupero proprio uno sputo di vita. Babumete, ok, a posto. Potrei anche provare ad attaccarlo effettivamente magari con l'arco. Ah, oh, mi ha ributtato in avanti, no, 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 no. Ok, mi si è rotta anche l'ultima arma, pertanto dovrò attaccarlo direttamente con l'ascia. Spero che gli faccia abbastanza danni. Scatarru schiva, Scatarru schiva. Ok, ok, dobbiamo solo riuscire a buttarlo a terra in qualche modo. Spero che non mi attacchi nessun mostro. Se no io sono... Oh, si è rotta anche l'ascia. Dicevo, se no sono nella M più totale. Se clicchiamo sulla legna io posso craftarmi semplicemente l'ascia. E mi utilizzerà due pezzi di metallo e due pezzi di tessuto. Ah, vabbè, meglio che nulla, Scatarru. Scatarru veloce, Scatarru più veloce. Scatarru, crafta più velocemente la prossima volta, ragazza mia. Signore, mi lascia stare 10 secondi, cortesemente non lanci sfere energetiche. Porca di quella porca, tutti fan di Dragon Ball a quanto pare. Oh, perfetto, qua dietro dovrei avere 10 secondi per potermi craftare effettivamente l'ascia. Ce l'ho fatta effettivamente, vai, cadi a terra fetecchione, perfetto. Vai Scatarru, è così fatta. Resisti 3 volte e questo ce lo siamo sconfitti. Ok, vai, attivalo, attivalo prima che lui faccia l'attacco, veloce e addio. Ah, 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 ah. Perfetto. Mamma mia, mi hai fatto consumare anche troppe risorse, tizio. Oh, guarda roba. Pieno zeppo di pozze, delle corde. No, vabbè. Aspetta, anche una spada. Aspetta, aspetta, quella laggiù una spada. Vedo delle ossa, una spada gigantesca. Ancora pozze, frecce, corde. Vabbè. Non solo ci ha droppato delle pozioni normali, ma queste sono serissime e ridanno quasi completamente la vita. Allora, mangiamoci per adesso la carne dell'animale qui, perché devo liberare un po' di spazio in inventario. Ok, e che sono pieno zeppo di sacchi a pelo. Ne ho anche troppi. Ma la cosa più importante è che lo spadone che ci ha droppato ha ben 3 stelle, si danneggerà comunque, ma dovrebbe fare un bel po' di danni. Ottimo. Allora, come dicevo, lasciamo qui il sacco a pelo e invece mi porto via la terza pozione grande più grande. Perfetto, dato che dobbiamo affrontare un boss, mi pare effettivamente la tattica migliore. Buono, allora, vediamo di tornare casomai in direzione di questa grotta, perché all'interno c'era un fuoco che ci permetterà sia di cucinare la carne che magari di riposarci e curarci un attimino, perché per adesso la signorina è tanto stanca, quindi la devo far dormire. E vediamo di scendere in qualche modo. E che sento un rumore come se fossero degli spiriti. Mi sa che sono da questa parte. Allora, vediamo un po'. Temo che siamo un pochettino altini. Oh, porco cane, siamo tanto altini. Vabbè, usiamo la vela, piano, Scatarru, perfetto, dovremmo raggiungere la parte inferiore della mappa. Guarda che posto, ci sono letteralmente rovine umane dovunque. Sì, sì, va che fortuna, abbiamo trovato ben 2 casse. Se contengono delle corde siamo a posto. Allora, un'altra pozione seria ed ecco qua la corda che ci serviva. Buono, così posso levelappare un attimino le nostre attrezzature. Vediamo un po' se troviamo qualche altra corda anche da quest'altra parte. Ok, perfetto. Porco cane, si sta alzando anche un brutto venticello. Miglioriamo ancora le nostre scarpine, così che aumenterà ancora la resistenza ai danni e al freddo, che dovrebbe andare praticamente a 10. Ok, perfetto, quindi anche i boss ci dovrebbero fare molto meno danni. Ehi là là, che brutta tempesta che non si è alzata adesso. Dobbiamo davvero arrivare alle grotte quanto prima, dannazione. Peggiore delle ipotesi, ci dovremmo accendere un fuoco di fortuna. Dannazione, non si vede praticamente nulla. Siamo fortunati. Veloce, perfetto, questa serve. È praticamente un caffettino, quello lì verde. Mentre invece da quest'altra parte, veloce, signorina Scatarru. Ok, abbiamo del tessuto, del pane che non possiamo mangiare. Pertanto, mangiamo intanto le baccucce. Ottimo, madò, che tempesta. E ci portiamo via il pane. Oh, aspetta, c'è anche una freccia. Il problema è che io sto finendo l'arco, mi si sta deteriorando in fretta.
Proviamo a scendere qua sotto. Madonna, il vento mi spinge in direzioni opposte rispetto a dove devo andare. Madolfred Doom, siamo arrivati su The Long Dark di colpo. Ah, porca di quelli per porca, mi sono cagato in mano. Mi sono stracagato in mano. Wow, 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 wow. Ragazzi, ragazzi buoni. Aspetta che abbiamo il mega spadozzo. Oila, il mega spadozzo è serissimo peraltro. Aspetti, scusi signore che non c'ho più stamina, porti pazienza. Ok, perfetto, l'abbiamo, aia, sconfitto. Scusi signor Robin Hood dei poveri, porti pazienza. Da dove siete arrivati voi altri? Porco cane, è che mi rompe le scatole che stiamo utilizzando la nostra spada. Ok, perfetto. I signori li abbiamo affrontati, abbiamo recuperato un arco molto bello. Sembrava più serio di quelli che abbiamo trovato fino adesso. In effetti è un arco di secondo livello e abbiamo l'inventario pieno zeppo di frecce. Perfetto, così non me le dovrò craftare. Abbiamo ancora un sacco a pelo e altre frecce, frammenti di metallo. Ottimo. Per fortuna che c'è il luccichio, perché le risorse sono in realtà sotto la mappa. Niente, altre frecce, ma non posso trasportare null'altro. Aspetta, questa è una grotta, dimmi di sì, perfetto. Oh, abbiamo trovato un riparo per la notte, ottimo. Uila, è una grotta gigantesca. Guardate scatole che abbiamo trovato. Signoria Scattaru, prenda a legnate come non ci fosse un domani, veloce. Pensi che siano alberi di Minecraft. Ok, delle corde, del pane. Allora, ho trovato parecchio tessuto, diverse pozioni, ok. Frammenti di metallo. Il problema è che le corde non mi bastano per riuscire a levelappare ancora i nostri oggetti. Ancora pozioni curative di quelle serie più serie? No, sono quelle piccoline. Però comunque voglio dire, non ci possiamo lamentare. Vediamo un po' cos'altro c'è. Ancora tessuto. È un peccato lasciare qui il pane. E invece no, non siamo costretti, perché posso levelappare il nostro inventario. Ok, avrei potuto anche levelappare il nostro equipaggiamento, ma direi che l'inventario è la tattica migliore. E mi ha aggiunto altri due slot. Perfetto, signorina, mi porti via tutte le pagnotte. Perfetto, così lo slot del pane è praticamente pieno. Altre schegge metalliche. E vabbè, portiamoci via il caffettino, che casomai ce lo beviamo. Aspetta, c'era un'altra scatola anche qui con un ulteriore caffettino. E vabbè, abbiamo anche un accampamento. Sento rumore di un artefatto. Ah, guarda un po'. Perfetto, abbiamo trovato anche il terzo artefatto. E possiamo levelappare ancora un pochettino la stamina della signorina. Non è tantissimo, ma è meglio che niente. Perfetto, ottimo. Possiamo anche accenderci un fuoco. Signorina, la vedo stanca, santo cielo. Abbiamo della legna e tanta legna. Perfetto, allora, approfittiamo quindi per dormire un attimino. Poi utilizziamo parte della legna per accendere un fuoco, così la signorina si ripiglia un attimino e mi può cucinare quella bistecca di cervo. Aspetta che per errore non gliela faccio mangiare. Oh mio Dio, così dovremmo avere una quantità incredibile di risorse che ci potranno curare sul campo di battaglia, perché ovviamente il terzo boss sarà più difficile degli altri. Ok, direi che siamo praticamente pronti a partire. Ottimo, allora recuperiamo un pochettino di legna. Aspetta, anzi, portiamone via parecchia, visto che uno degli slot si è liberato. Allora, vediamo di uscire da sta cavolo di grotta. Peraltro sento curiosamente un rumore di ingranaggi al di là di quella parete. E c'è della luce che arriva dall'alto. Allora, vediamo se riesco a rampinarmi un attimino. Perfetto. Se siamo fortunati, forse troviamo un'uscita. Oh, che ci porterà ancora più a sud. Quindi, in teoria, dovrebbe portarci più vicini al boss. Me lo auguro, quantomeno. Allora, là sotto ci sono ancora una volta delle rovine umane. Non credo che ci siamo mai spinti così a sud. No, decisamente. Noi siamo arrivati al massimo da questa parte. E se guardiamo in cielo, dovremmo essere arrivati. Ah, guarda laggiù. Guarda laggiù, c'è una gigantesca porta. C'è anche un Bambi. Vabbè, allora il Bambi lo facciamo fuori in un secondo momento. Abbiamo ottenuto abbastanza carne. In teoria basta che saliamo sul pulsante e si apre la porta. Ho la vaga impressione che quando mi leverò dal pulsante la porta scenderà. Vediamo un po'. Sì, non mi sbagliavo. Sì, sì, decisamente non mi sbagliavo. Ok, c'è comunque un pulsante per riaprirla. Qua allora dovessimo uscire. Allora, sto posto è veramente gigantesco. Guardate che roba. Allora, quella porta credo che segni effettivamente l'entrata nell'arena del boss. C'è un piccolo pulsantino e... Vabbè, io come arrivo dall'altra parte? Buongiorno. C'è una specie di contrappeso lì. Vediamo un po'. Allora, lui sale verso l'alto e quindi presumo che uno scenderà verso il basso. Oh, ma appena mi leverò da questo pulsante, ovviamente quel peso andrà verso l'alto e la porta si chiuderà. Allora, facciamo una cosa tattica. Tiriamo fuori il nostro rampino. Ottimo. Signorina, lei mi si aggrappi molto rapidamente. Veloce, veloce, veloce. Perfetto. Ok, se i miei calcoli sono esatti, dovremmo usare la vela per arrivare là sopra. Vediamo un po'. Salti, signorina. Salti, signorina. Ok, no. Perché mi ha mollato la vela? Mi ha fatto prendere un colpo. Oh, arriviamo corti. Signorina, arriviamo corti. Signorina, arriviamo corti. Veloce, 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 che la porta si chiude. Veloce, che la porta si chiude. Corre, 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 corre. Ok, sono riuscito ad entrare in tempo, porco cane. Ho la vaga impressione che stiamo per conoscere il simpatico boss di quartiere. Quale docile creaturina dovremo affrontare quest'oggi? Aia, è grosso. Aia, è grosso questo, eh. No, oh, sì, stia calmo, signor Pumba, stia calmo.
No, che fa? Sia buono. Oh, sta crollando tutto qua. Oh, porco cane, stanno andando giù pezzi della grotta. Per adesso, signore, sembra che ci stia ignorando. Allora, vedo un sigillo sulla coscia sinistra. Ok, dovremmo anche vedere gli altri. Peraltro, quello mi sembra lo stesso pulsante che abbiamo attivato per lo scorso boss. Forse... No, porco cane, sta facendo di nuovo crollare il soffitto. Quindi è lui che quando urla fa crollare il soffitto. Dobbiamo stare attenti a non pigliarci una stalattite addosso. Ok, perfetto. Si è attivato il meccanismo. Che sta facendo? Sta caricando? Chiaramente sta caricando, signorina, si levi di lì. Ok, ha tirato una testata incredibile. Dimmi che cade, perfetto. Corra, signorina, scattarlo. Non vedo niente. Oh, ok, vedo il sigillo. Aspetta un secondo. Signorina, lo attivi. E babum te. Ok, perfetto. Oh, sta cercando di buttarmi giù. Aspetta un secondo. Che faccio io? Adesso non posso tornare su, però. Perché sono sotto di lui. È un bel problemone. Allora, signorina Scattarru, molli velocemente e si levi dalle zampe del signore. Ho la vaghissima impressione che per attivare il sigillo sotto dovremmo ripetere questo procedimento più volte. L'altro sigillo comunque è sulla spalla destra. Quindi dobbiamo trovare un modo per raggiungere la sua testa di cavolo. Ok, vieni qua. Porca di quelli per porca. Vediamo quindi di attivare anche il secondo pulsante. Ottimo. Quindi ogni volta che io lo accendo, lui va in posizione dall'altra parte e carica in questa direzione. Allora, sulla pancia non ho visto del pelo che possiamo scalare, quindi proviamo stavolta ad andare magari verso sinistra. Ok, eccolo che arriva, schiva. Ok, devo anche stare lontano perché se quel coso mi cade addosso, io ci muoio male. Perfetto, dimmi che hai pelo da qualche parte, non vedo assolutamente nulla. Aspetta, ha del pelo qua dietro. Aspetta che la signorina Scattarru è stanca. Signorina si ripigli più velocemente. Ok, si sta rialzando molto lentamente. Ottimo. E abbiamo anche una bella zona in cui riposarci, forse qua al centro. Ok, signorina, molli un attimino il pelo e si riposi direttamente qua. Ok, siamo praticamente arrivati. Porco cane, sta tirando di quegli scossoni incredibili. Vada, signorina, veloce. Ok, uno. Perfetto, ok. Speriamo non si agiti troppo. Perché risalire sotto coso... No, ok, si agita poco, dicevo. Risalire sotto coso... ma porco cane, è abbastanza complicato. Perfetto. Vada, signorina. E quanto si muovi, coso. Perfetto. Ok, seconda volta attivato. Uila, sta tirando giù direttamente i colonnati. Perfetto. Vada. E tre. Perfetto. Ok, uno lo abbiamo completamente attivato. Ok, quindi quello sulla pancia lo attiveremo per ultimo. Ora dobbiamo raggiungere in qualche modo la sua spalla. Allora, proviamo a scalarlo un attimino. No, no, si è spostato di colpo. Fetecchione si è spostato di colpo. Il problema è che non riuscivo comunque a raggiungere la zampa frontale. È un bel problemone. Allora, troviamo un altro coso di luce. È che lui li sta distruggendo. Ok, eccolo che arriva. Levati ciccia. Perfetto. Cadi da questo lato. Wow, porco cane, quel Massorad che è troppo vicino. Ok, devo cercare. Ui, si sta rialzando molto in fretta. Perché si è già mezzo rialzato? No. Ui, c'è anche un filmato. Sembra che si sia rotta la protezione che aveva sulla testa. Oh, quindi l'ultimo sigillo è effettivamente sulla testa. Ecco perché si è rialzato così velocemente. Allora, vediamo un po', perché i pulsanti sono distrutti, come dicevo. Ma forse possiamo comunque attirarlo qua in ogni caso. Vediamo un po', ti prego. Sì, ok, sta caricando di nuovo. Eccolo che arriva, è più veloce. È molto più veloce di prima, dannazione. Ok, speriamo però che non si rialzi altrettanto velocemente. Perfetto. Vediamo di salire l'intest in qualche modo. Ce la faccio ad aggrapparmi? Signorina, si aggrappi da qualche parte. Non mi interessa dove. Ok, perfetto. Sono praticamente in parte al coso. Vediamo di attivarglielo subito. No, ok, si sta agitando. Buono ciccio. Ok, se non scassa troppo, forse riusciamo effettivamente a completarlo senza troppe rogne. Ok, perfetto. Oh, io aspetta, posso attaccarlo la seconda volta? No, dannazione! Era quasi fatta, maledetto. Ok, vai di secondo, a posto. Ok. E in qualche modo poi dovremmo raggiungere anche la sua testa. Ho una mezza idea, ma ci dovremmo tipo planare dall'alto. Devo vedere se c'è qualche supporto che possiamo utilizzare per planare dall'alto. Perfetto. Ok, mamma mia, che lavorone. Ok, è fatta, perfetto. Ed eccoci sopra, piano, signore. Stia buono. Aspetta, possiamo già attaccarlo? Oh mio Dio, perfetto, vai. Ok, attivato, ottimo. Se riesco a far fuori il sigillo della testa, poi colpirlo sulla pancia sarà facile perché ci dà abbastanza tempo quando è a terra. Vai, ok, ultima attivazione. E no, porco cane, si sta muovendo. Vai, tizia, veloce. Non perdere tempo, vai. E ok, allora, vediamo di scendere qua noi. Ottimo. La mia barra del cibo è scesa un attimino e anche quella del riposo.
Allora, vediamo di mangiare. No, anzi, è inutile mangiare, perché in questo caso la stamina non mi serve praticamente più. Allora, mi ba... Cos'è successo? Cosa? Sono stato ritrasportato al centro, cos'è successo? Ma mi prendi in giro? Wow, 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 aia! Questo ha fatto male, no, aia, mi stanno cadendo roccioni addosso. Perché mi hai ritrasportato al centro, gioco? Mi hai fatto prendere un colpo. Oh, sembra più incacchiato di prima. Decisamente adesso mi sta caricando in qualunque momento. Ok, ha tirato una testata da solo. Ma non basta assordirlo. Sì, basta assordirlo, basta assordirlo. Aspetta. Signore, ma anche lei che mi carica le pareti senza avvisarmi. Ma le pare il caso, aspetta. E attiva il sigillo prima che lui si rialzi. Vai, e ok. Perfetto, scendi via di qua. Scendi via di qua, no, dall'altra parte. Dall'altra parte, ovviamente cadono le stalattiti proprio adesso. Perfetto, ci ha chiaramente visti. E vabbè, che sprintone che non ha fatto. Ha fatto veramente un mega sprintone. Ok, ciccio, sei mio. Ciccio, sei praticamente mio, adesso non mi ferma più nessuno. Veloce. Vai, scattarru, non si vede niente, c'è un po' di nebbia, non importa. E... sconfitto. Come no, ma sì che l'ho sconfitto. Oh no, non mi dire che ci sono ancora sigilli. O forse uno dei sigilli non l'ho esaurito completamente. Ed eccolo qua, in effetti. Il sigillo della coscia non l'avevo attivato completamente. Si vede che sono un po' rinco pure io, eh. Ok, a posto. Santo cielo. Gran boss, non male. Veramente molto carino. Mi ha ricordato alcuni dei boss. Tipo cos'era, il toro su Shadow of the Colossus. Più o meno come meccaniche. Ah, ok, 3 su 5, siamo a metà strada. Vabbè, poi ovviamente aggiungeranno altri boss mano a mano che il gioco verrà aggiornato in futuro. Secondo me il signor Pumba qua si stava vendicando di tutti i mini Pumba che abbiamo affrontato lo scorso episodio. Mi dispiace, signore, vorrei avere una valida motivazione per averla uccisa. Perfetto, rieccoci ancora una volta al tempio. E Balto ci ha mollato di nuovo in mezzo alla pozza. Aspetta, si sta allargando il centro, avete visto? È molto più grande di prima, come potete notare. Oh mio Dio, probabilmente quando si allargherà completamente diventerà o un portale o qualcosa. Anche il lupo è più grande, è una mia impressione. Me lo ricordavo più piccolino. No, non mettere la manina al lupo. Scattarru, lascia stare Balto, che non mi pare il ca... No, cattivo lupo. Che fai? Prima mi trasporti qua e poi mi aggredisci. Ok, forse ci lascia stare, perfetto, tutto è bene quel che finisce bene. Ma dimmi te, ma Scattarru, che te metti la mano in bocca ai lupi? Perfetto, anche la luce di Pumba si è spenta. Ti prego, dimmi che il prossimo non è il boss volante che abbiamo visto nello scorso episodio. Vabbè, che se è il primo mi sembra Satana, ma vabbè, dettagli. Mi domando chi dovremmo affrontare. Quindi stavolta si va a nord, a giudicare da dove punta la telecamera. Anzi, non solo è a nord, è tanto a nord in quella montagna che vediamo laggiù. Ci aspetta veramente un bel viaggio la prossima volta. Ah, che faticaccia, oggi doppio boss, doppia fatica. E quindi non è l'uccellaccio, perché l'uccellaccio era a sud. Ah, abbiamo Satana da affrontare, perfetto. Ottimo, dai, direi che allora per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace nella serie. Condividete a crescere. E noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao.